Salve a tutti, oggi voglio parlarvi di Ghost Fantasma, film del 1990, diretto da Jerry Zucker e scritto da Bruce Joel Rubin. Allora, questo film segna il passaggio di Jerry Zucker a una regia in solitaria, dopo che appunto aveva diretto o comunque sceneggiato con il fratello David e Jim Abrams film demenziali come L'aereo più pazzo del mondo, come Top Secret, come una pallottola spuntata. Ecco, qui dà alla luce con Ghost un progetto sicuramente più personale, anche da un punto di vista registico. Appunto, si vede che la sua regia è molto inventiva, una regia che dà sfogo a certi virtuosismi, una regia molto emotiva che, appunto, sostenuta da una sceneggiatura, convincente dal punto di vista emotivo, appunto, non serve che forzi troppo sul pedale del ricatto emotivo, appunto tutto è commovente ma non in maniera così spinta. E anche il fatto che il film si sia fatto la fama di polpettone sentimentale, polpettone romantico, secondo me è ingiustificato perché alla fine al suo interno il film contiene una serie di riflessioni che adesso vi espliciterò. Allora, i protagonisti sono Patrick Swayze, che aveva interpretato qualche anno prima Dirty Dancing e aveva bisogno di un altro personaggio per liberarsi di quel tipo di figura di aitante palestrato, e infatti qui fa un personaggio decisamente più serio, decisamente più consistente. E poi c'è Demi Moore, anche lei molto talentuosa, messa appunto a suo agio da una regia che le offre parecchi primi piani, come li offre a Swayze, e che quindi rende queste due star abbastanza immedesimabili, nonostante appunto siano due star comunque sexy. Sono molto immedesimabili, la regia li rende tali, la sceneggiatura li rende tali, la trama li rende tali. Allora, subito dopo che appunto questa coppia di innamorati torna dal Macbeth, cosa succede? Dopo aver assistito a questa tragedia sanguinosa a teatro, è protagonista di una tragedia reale perché Swayze viene ucciso da un criminale in una scena registicamente interessante, perché appunto sembra che per come si è ripreso l'agguato Swayze riesca a scappare, sembra illeso, poi però quando torna indietro si vede morto tra le braccia di Demi Moore, e questa condizione in effetti mette da subito inquietudine. Perché appunto Swayze è morto, noi assistiamo da quel momento alla storia appunto con lo sguardo di Swayze, e poi appunto è una condizione che mette ansia, soprattutto perché Swayze da quel momento non può più riabbracciare la sua amata. Perché? Perché il film insiste sul fatto che in effetti l'amore sia soprattutto una questione di corporeità. Appunto, nella prima parte del film, quella celebre scena del vaso, in cui i due protagonisti si mettono lì abbracciati a cercare di fare questo vaso di argilla utilizzando un tornio, e poi a questa scena è seguita, segue appunto una scena di sesso formidabile, proprio perché è una scena che insiste sul contatto fisico, sulla relazione corporea tra i due protagonisti. Appunto, grazie a questa scena il film insiste sulla corporeità, sul contatto fisico. Il contatto fisico è fondamentale, e allora tutto il film si trasforma in un viaggio di Swayze per poter di nuovo riabbracciare la sua amata, per appunto riappropriarsi della propria corporeità e poter di nuovo amare completamente la sua bella un'ultima volta, forse potendola riabbracciare, forse potendo ballare con lei. E poi però in parallelo c'è un altro viaggio che deve fare Swayze, quello per imparare a dire alla sua amata ti amo. Lui all'inizio del film dice: no, amore è una parola ormai abusata, la dicono tutti, non sa più di niente. No, io dico no, perché questa parola non è mai troppo abusata, c'è bisogno di dire ti amo e c'è bisogno di dirlo prima che sia troppo tardi. E allora l'importanza di un amore corporeo da un lato,
Perché appunto Swayze, anche quando è spirito, soffre perché appunto vede Demi Moore e vorrebbe ancora riabbracciarla. È lì che appunto soffre, anche lei soffre. Perché? Perché appunto non può più riabbracciare il suo amato, sente la sua mancanza corporea soprattutto, ma è anche un viaggio di lui per poter dire ti amo e quindi sentire l'amore anche da un punto di vista spirituale, è un viaggio di lei per poter credere non in realtà agli spiriti ma all'amore. Perché? Perché a metà del film lei verrà messa in una situazione in cui si confronta con una corporeità che non è però più quella di Swayze, e allora anche quello è amore? No, assolutamente. E allora è un viaggio anche di Demi Moore per poter tornare ancora ad abbracciare l'amore in senso appunto stretto, in senso profondo. Allora, il film in realtà commette dei pasticci di sceneggiatura. La sceneggiatura è costruitissima in realtà, ma fin troppo, con fin troppa sapienza, perché poi lascia poco chiare alcune questioni, lascia in dubbio su quale sia la vera natura di queste anime che vagano e che appunto non possono per scelta in realtà accedere al paradiso o all'inferno. E poi c'è questo dialogo con quest'anima di un vecchietto, appena Swayze è morto, appena scopre di essere un'anima, che rimane un po', come dire, poco chiara da un punto di vista proprio appunto di coerenza narrativa, ma poco importa perché alla fine tutto fila bene, i generi si incastrano bene tra loro, appunto dicevo c'è l'horror, c'è la farsa, c'è il film di denuncia verso un certo tipo di rampantismo, un certo tipo di arrivismo reganiano incarnato appunto da un cattivo davvero cattivo, un cattivo disumano, un cattivo senza scrupoli, un cattivo appunto che antepone la ragione dei soldi a quella della vita, ed è un cattivo appunto che lascia il segno proprio per la sua verità, il suo far parte di questo atteggiamento di cattiveria che da un punto di vista economico appunto nell'America degli anni 80 andava molto in voga. Poi c'è il personaggio di Whoopi Goldberg, esilarante Whoopi Goldberg, che qui si mette davvero in mostra come dirompente interprete comica, il personaggio di Oda Mae, questa medium che aiuterà Swayze a comunicare di nuovo col mondo dei vivi. Forse però c'è una parte ambientata in banca dove Jerry Zucker si fa troppo prendere la mano, forse da un punto di vista comico, perché appunto lui aveva dei trascorsi demenziali, come vi ho detto, con il fratello David e Jim Abrams, e forse lì aveva a disposizione Whoopi Goldberg e ci dà un po' troppo dentro, forza un po' troppo la mano, a mio avviso, sulla comicità, e quindi fa sbilanciare un po' troppo il film e fa perdere un po' di equilibrio appunto all'equilibrio, all'armonia tra i generi che si viene ad instaurare, ma poco importa perché alla fine è un film godibile ancora oggi con una regia, come ho detto, molto inventiva, che a volte diventa simbolica come all'inizio, in cui viene mostrata dopo i titoli di coda questa parete, questo muro che viene abbattuto, come appunto il film cerca di abbattere la barriera tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E queste riflessioni, come vi dicevo, sulla corporeità, sul fatto che bisogna dare importanza ai piccoli momenti, sul fatto che bisogna dire ti amo quando si ha l'occasione, perché poi basta un attimo e non ci sei più, come dice lo stesso Swayze in una scena, e appunto, nonostante qualche erroretto, qualche pasticcetto, qualche forzatura, il film con i suoi appunto difetti è comunque molto godibile anche oggi, anche per qualche trovata come quella della moneta presentata all'inizio, poi utilizzata in maniera carina nella seconda parte. Che altro dirvi? Allora, il film assolutamente merita
di essere recuperato, ha vinto appunto due Oscar, migliore interprete non protagonista a Whoopi Goldberg e migliore sceneggiatura, forse non del tutto meritato, però come vi ho detto ci sono dei difetti, ma secondo me in quel caso volevano premiare sia l'idea, quindi più che altro il canovaccio dello stesso Joel Rubin, sia probabilmente il successo del film. Comunque io ce l'ho anche in DVD. Assolutamente, è un film che si riguarda anche a distanza di tempo con piacere più volte. Che altro dirvi? Allora, il mio voto è 7, buona visione di Ghost Fantasma e buon cinema a tutti.